Il lavoro da dipendente ti ha stancato, oppure vorresti semplicemente avere dei chiarimenti per capire come si svolge un lavoro da libero professionista. In ogni caso, senti che è arrivato il momento di dare una scossa alla tua vita lavorativa. Nel video di oggi andiamo a chiarire i dubbi più comuni legati alla figura del libero professionista. Eventualmente qualcosa non ti fosse chiaro, lascia un commento, saremo felici di risponderti. Ma prima, sigla! Ciao da Gabriele Giglietti di Fido Commercialista. Fido Commercialista è il tuo commercialista smart 100% digitale con l'obiettivo di semplificare la relazione cliente-commercialista. In questo canale trovi video utili a risolvere tutti i tuoi dubbi su partita IVA e fiscalità. Cedo ora la parola a Giacomo Bucaccio, dottore commercialista, partner di Fido Commercialista. Ciao Giacomo! Ciao Gabriele, ciao a tutti! Allora, la prima domanda che ti faccio è: cosa si intende per libero professionista? Il libero professionista è un professionista che svolge un'attività di consulenza o comunque un'attività prevalentemente intellettuale. Si può essere Giacomo libero professionista senza partita IVA? È complicato, Gabriele. Il libero professionista, per sua definizione, svolge un'attività abituale e quindi è necessaria una partita IVA perché non può configurarsi come un'attività occasionale. Ricordiamo che per essere occasionale l'attività non deve essere organizzata, deve avvenire saltuariamente, in ogni caso non più di 30 giornate lavorative in un anno. Qual è il codice Ateco per chi è libero professionista? Gabriele, esistono tantissimi codici Ateco per i liberi professionisti, molti sono specifici, altri più generici. Possiamo dire quello più generico è il 749099, altre attività professionali non classificabili altrove. Qual è la differenza tra libero professionista e lavoratore autonomo? Ai fini fiscali, contabili e previdenziali non cambia nulla, si intende la stessa cosa, il libero professionista è anche un lavoratore autonomo. Qual è, Giacomo, il regime fiscale più conveniente per il libero professionista? In genere il regime più conveniente per un libero professionista è il regime forfettario. Indipendentemente dal codice Ateco che scegliamo, la redditività nel regime forfettario per un libero professionista è del 78%. Questo significa che forfettariamente vengono dedotti costi pari al 22% del fatturato. Di conseguenza e per differenza resta imponibile soltanto il 78%. Su questo andranno calcolati prima i contributi previdenziali e poi l'imposta, che nel regime forfettario è del 15% o del 5% per se si tratta di una nuova attività. Giacomo, è possibile quantificare il peso di contributi e imposte sul fatturato lordo in regime forfettario per un libero professionista? Sì, Gabriele, se si tratta di una nuova attività in regime forfettario, il peso dei contributi INPS sommato alle imposte sarà pari al 23% circa del fatturato. Quindi ogni libero professionista, prudentemente, quando incassa 1000 euro, dovrà tenersi da parte 230 euro, perché saranno questi che serviranno nel momento della dichiarazione per pagare in primis l'INPS e poi l'imposta. Grazie mille Giacomo per i tuoi preziosissimi consigli. Grazie a te, Gabriele. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, lascia un bel like e iscriviti al canale. Ti ricordo che qui sotto in descrizione trovi un link, approfittane per fare una consulenza gratuita con noi del team di Fido Commercialista e chiarire tutti i tuoi dubbi su ambito partita IVA e fiscalità. Noi ci vediamo al prossimo video.